questo raggruppamento delle finali del campionato italiano di calcio balilla si tengono in questo weekend a Pescara. Tra le tante formazioni abruzzesi c'è anche una rappresentanza di Avezzano, giusto? Esatto, ce ne sono due, una proprio è la squadra di Avezzano, si chiama così, l'altra si chiama Castellafiume. E diciamo che della nostra associazione è quella che ha i giocatori più esperti. Gli altri sono venuti per fare esperienza, ma sono ragazzi di cui si sentirà parlare sicuramente in futuro, perché sono molto agguerriti. Vediamo tanti ragazzi oggi qui a Pescara al Palelettro. Anche ragazze. Soprattutto ragazze e belle oltre che brave. Ma la cosa importante è che ci siano i giovani, perché questo è uno sport in espansione, è uno sport che cerca di uscire dal bar per diventare un vero e proprio sport con le proprie regole, sia tecniche che etiche, e che servirà, diciamo, anche per togliere tanti ragazzi dalla piazzetta, dal bar, dalla nulla facenza, per entrare in questo circuito sportivo che è veramente molto ma molto entusiasmante. E il Pescara Calcio Balilla ha tra l'altro il campione italiano di questo sport. Sì, siamo diciamo, gli attuali campioni italiani, e sicuramente è un bel evento e siamo contenti perché siamo riusciti a collaborare con tutte queste associazioni, quindi sicuramente ci divertiremo. È un invito a tutti. Pescara, formazione che ospita questi campionati, dunque obbligata ad ottenere risultati migliori. Vediamo, noi tra virgolette abbiamo fatto la nostra squadra, tra virgolette, e vediamo cosa succede. Un campionato italiano che vede tante formazioni provenienti da tutta Italia oggi qui a Pescara. Sì, abbiamo squadre della Campania, del Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo e Marche. Tutti da bambini e da ragazzi abbiamo giocato a biliardino, però questa per voi è una vera e propria passione. Sì, per noi è una vera e propria passione, perché io sono 17 anni che sono professionista di calcio balilla, seguo la Federazione della Calcio Balilla, ho conosciuto Simone da più di 10 anni, è un professionista serio come Mirko Placido, quindi ho voluto partecipare a questa gara perché anche perché per merito loro, perché sono veramente professionisti in tutti i sensi.